Cosa vedi laggiù? Palazzo Braschi e la fontana del Moro di Giacomo della Porta? Giusto. Palazzo Pamphili? Giusto. La chiesa di Sant'Agnese in Agone di Francesco Borromini? Sì. La fontana dei fiumi di Gian Lorenzo Bernini? Sì, ma non basta, perché c'è Bernini, c'è Borromini e poi c'è Tredicini. Eccolo là, il monumento più emblematico di questo momento storico della città di Roma sono queste due orribili bancarelle della atroce festa della Befana che sono state lasciate a marcire qui dopo essere state sequestrate il giorno 28 di dicembre. Siamo oggi al 17 di gennaio, sono passati esattamente 20 giorni e questa meraviglia con il nastro immancabile giallo della Polizia Municipale rimane qui a far bella mostra di sé, con i nomi e i cognomi dei titolari dei banchi, l'indicazione del reato, un enorme cartello di sequestro col nome del custode giudiziario a decorrere dal 28 di dicembre. Ecco qua la vista su Sant'Agnese in Agone. Chiesa straordinaria di Francesco Borromini, una pura scenografia barocca, incredibile, la fontana dei quattro fiumi di Gian Lorenzo Bernini proprio non si vede perché sta dietro a queste abominevoli box verdi. Giova un attimo ricordare un po' quello che è successo qui a Piazza Navona a partire dall'anno 2014-2015. Si stava creando una nuova alleanza in aula Giulio Cesare tra destra e sinistra, tutti quanti d'accordo per ridare di nuovo le concessioni dopo le scadenze ai soliti di sempre. Il nostro blog ha scoperto la cosa all'epoca, ci sono tutti ancora gli articoli pubblicati. Riuscimmo a far bloccare la festa della Befana quell'anno. Il sindaco prese la cosa a cuore all'epoca, Ignazio Marino, e si rese conto che non si poteva andare avanti così. La piazza, come per un miracolo, per un incantesimo straordinario, rimase per un anno a Natale libera da queste porcherie che qualcuno continua a chiamare tradizione romana. Dopodiché, l'anno successivo si provò a fare un bando, il bando andò abbastanza male perché non si trovò il modo di fare un bando veramente aperto alle realtà di qualità della città, come si potrebbe e si dovrebbe fare, quindi lo vinsero i soliti. Visto che lo vinsero i soliti, l'anno successivo c'era già Tronca a quel punto. Il commissario decise, guardando i risultati assurdi che erano venuti fuori, di bloccare tutto quanto. E anche l'anno successivo non si svolse la festa della Befana. Il primo anno della giunta Raggi non ci furono i tempi per fare granché, si misero dei banchi delle no profit, ma l'anno successivo fecero lor signori le carte false, letteralmente le carte false, adesso le sta infatti analizzando e ispezionando la magistratura, per fare di nuovo la festa della Befana e fecero di tutto per farla come era prima, cioè per fare un bando che potessero vincere solo loro, solo quelli che poi dopo vengono in piazza con dei prodotti scadenti, con dei prodotti fuori dal bando, non rispettando nulla e quindi vengono addirittura sequestrati dai vigili urbani che insomma non sono noti per una grande proattività su queste cose, ma evidentemente il livello era talmente, talmente evidente che bisognava simbolicamente fare qualcosa. Sono stati multati tantissimi banchi, più della maggioranza, e due addirittura come questi qua sono stati sequestrati. Quindi, fecero di tutto per ridare la piazza ai banditi, che sostanzialmente commerciali che c'erano prima, e questo è il risultato. Dopo 20 giorni abbiamo ancora i risultati di questa scelta politica forsennata, l'ennesima scelta politica forsennata, illegalità, corruzione, tantissimo degrado, che addirittura permane dopo 20 giorni dal giorno del sequestro, quando le feste natalizie sono un ricordo, e chissà per quanto ancora la magistratura manterrà qua questi catafalchi. Probabilmente sarebbe stato facilissimo accordarsi con il tribunale per spostarli da qualche parte e mantenerli sotto sequestro in qualche depositeria. E invece questo qua, probabilmente di questo nessuno ha pensato minimamente di occuparsi. Quindi questi elementi sono oggi simbolo del malgoverno
della città, del populismo che amministra la città, della corruzione non solo monetaria, pratica, ma della corruzione intellettuale che amministra questa città e soprattutto del livello clamoroso di clientelismo elettorale.